Oppenheimer, ovvero l'ultimo film di Christopher Nolan, scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan, quindi in teoria un super film d'autore, nel senso di film totalmente personale. La trama ruota attorno al personaggio fondamentale per l'invenzione della bomba a idrogeno. Esplora tutta la parte che riguarda l'invenzione ereditata dagli studi di Einstein, che compare nel film, ma è ormai anziano ed ha abbandonato questa tipologia di studi, che erediterà Oppenheimer e sarà stimolato dai vari personaggi del governo, tra cui Matt Damon, che fa il generale dell'esercito che dirige tutta l'operazione a Los Alamos, che è questo paese creato nell'arco di pochi giorni, completamente artificiale, creato apposta per fare le sperimentazioni atomiche. Il film, diciamo, si divide in due parti. Tutta la prima parte, che riguarda il percorso dell'invenzione della bomba, i continui confronti con gli altri scienziati, con il generale, personaggi dell'apparato militare governativo americano, fino alla sperimentazione definitiva della prima bomba a idrogeno, perché inizialmente si pensa che sia meglio utilizzare il plutonio o l'uranio per creare la bomba atomica. Poi invece, grazie al contributo di un altro scienziato, Oppenheimer sceglie di seguire la strada della cosiddetta acqua pesante, quindi della bomba a idrogeno. Arriviamo quindi a circa metà film, in cui c'è una, diciamo, delle più riuscite sequenze del film, quella dell'esplosione sperimentale della prima bomba, in cui Nolan, dopo aver sovraccaricato di musica, effetti sonori, messi anche, insomma, come succede negli altri suoi film, dove non sono necessari, semplicemente con l'intenzione di forzare la presa emotiva sullo spettatore con questo suono potente, insistente, roboante, con questa musica continua che incalza. Sceglie in questa scena madre, una delle scene madri del film, probabilmente la più riuscita, di togliere completamente il suono all'esplosione della bomba. Quindi abbiamo questa scena praticamente muta, con la forte luce della bomba che esplode, e poi il rumore dell'esplosione arriverà molto in ritardo rispetto alla visione dell'esplosione. La seconda parte invece si concentra di più su tutte le attività processuali, sia quelle che si svolgono in un'epoca successiva, quindi che si svolgono proprio in un'aula di tribunale, sia quelle a porte chiuse, una specie di commissione che deve giudicare l'operato di Oppenheimer, tirando in ballo, insomma, questo tema ricorrente del cinema americano, della cultura americana di quell'epoca lì, dell'epoca della Guerra Fredda, in cui si accusavano tanti personaggi. Uno che mi viene in mente è Charlie Chaplin, che, insomma, fu proprio mandato fuori dal paese in esilio per l'accusa di essere
uno che appoggiava il comunismo, e questo succede anche a Oppenheimer, con tutta una serie di operazioni che si contraddicono, di false piste, insomma, un'architettura del governo americano che, come dire, appoggia progetti, poi li tradisce, poi li trasforma in qualcosa d'altro, costruendo idee fasulle, insomma, le solite cose che abbiamo visto spesso negli anni. E il film si conclude poi con la fine di questo processo in cui praticamente Oppenheimer viene prima stigmatizzato come un sedicente comunista, poi viene riabilitato e, come gli aveva detto Einstein all'inizio del film, un dialogo che però noi non sentiamo e che sentiamo solo alla fine, di cui c'è il sospetto che Einstein e Oppenheimer abbiano parlato contro il generale dell'operazione, contro il governo, contro il politico, insomma, che gestisce tutta la faccenda della bomba atomica. E in realtà Einstein gli ha solo detto: guarda, alla fine ti premieranno con una medaglia, ti daranno il piccolo premio di consolazione, e sappi che sarà così, nonostante tu avrai servito il loro progetto distruttivo di morte, di dominio, ma alla fine verrai incolpato di essere uno delle menti assassine del progetto, e poi verrai assolto e insomma finirai i tuoi giorni con una medaglia al petto. Questa a larghe linee è la storia di questo Oppenheimer, ma veniamo allo stile, insomma, a cosa c'è dietro il film. Il film è davvero molto noioso, verboso, infarcito di dialogo fino all'inverosimile, quindi è un film che principalmente si basa sui dialoghi e si potrebbe definire un film processuale, perché in quasi tutto il film, nel 70% del film, c'è un imputato, c'è lo svolgimento di una specie di processo a porte chiuse o a porte aperte in cui si assolve, si fanno delle tesi, si fanno delle supposizioni su quello che è accaduto, e anche gli scontri della prima parte del film, i conflitti, sono quasi sempre verbali. Fatto sta che la prima parte del film, fino al punto prima che inizia l'esperimento, dove c'è un'azione che prende il pubblico, che comincia a destare una reale interesse, una reale tensione, che in effetti poi culmina in una scena interessante, quella appunto in cui il regista spegne l'audio, volendo così improvvisare una specie di sequenza di avanguardia, ma cose già viste e riviste tante volte. Ma comunque, rispetto alla prima parte del film, questo blocco centrale è interessante. Era interessante anche l'inizio delle sperimentazioni che mi hanno ricordato perlomeno a me un po' il cinema di Malick, quindi queste visioni che Oppenheimer ha della futura fissione atomica che avviene quando esploderà la bomba, quindi ha come delle visioni del futuro, ecco, un po' infernali, in cui vede questi processi chimici potentissimi nella sua mente, quasi a livello intuitivo, non razionale. Fatto sta che la prima parte del film è davvero noiosa, questo personaggio in realtà non
non interessa mai più di tanto il pubblico perché il conflitto non è chiaro, non è qualcosa che il pubblico riesce a fare suo, e questa verbosità, questo diluire il film in immagini, in inquadrature che non sono neanche scene, non concluse, semplicemente con l'idea di tenerle unite tramite una musica ridondante, roboante, che la tipica. Il tipico stile di Nolan di voler fare una specie di film concerto dove delle lunghissime tracce musicali di Hans Zimmer e dei suoi collaboratori musicali prendono decine minuti del film e quindi durano per intere lunghe sequenze. Qui sembra proprio che questa tecnica sia voluta per tenere insieme un film che in realtà altrimenti non avrebbe proprio motivo di esistere, cioè sarebbero delle inquadrature, delle scene appena accennate o non concluse, non incisive, che non sarebbero insieme. Ma questo accade anche negli altri film di Nolan, cioè questo continuo insistere con una musica che a tratti ha un volume volutamente eccessivo, proprio per provocare una specie di sincope. Infatti la casa di produzione di Nolan si chiama Syncopie, quindi è un nome scelto probabilmente dal regista, io sostengo sempre questo. Da un po' di anni, da quando la conosco, perché il suo sogno è far prendere una sincope a uno spettatore che sta assistendo al film, cioè talmente pompare la musica e soprattutto questi fastidiosi effetti sonori ridondanti, come appunto il rumore dei piedi che sbattono, che poi scopriremo alla fine sono i piedi della folla che acclamerà Oppenheimer dopo lo sgancio della bomba ad Hiroshima, quindi questo gruppo di americani quasi che sembrano assetati di sangue nelle loro espressioni. Ma ecco, un usare il sonoro in maniera violenta, quasi a voler fare la voce grossa, la voce dell'imperatore dello schermo, quindi a sottomettere in qualche modo, tra virgolette, anche violentare il pubblico con questa potenza sonora. Fatto sta che il film non è, soprattutto nella prima parte, non è affatto potente. Dal punto di vista figurativo, passiamo al punto di vista figurativo, sono immagini, mentre in alcuni film precedenti, come in Interstellar, in Inception, Nolan, nonostante avesse calcato la tipica traccia di sceneggiatura hollywoodiana e quindi con tutti i cliché, con tutti i personaggi del caso, ci aveva regalato dei momenti anche visivi, pochi, però c'erano delle immagini figurative potenti, soprattutto in Interstellar. Poi, rivedendo quel film la seconda e terza volta, ci accorgiamo che anche quelle scene non sono tutta questa potenza figurativa che c'era sembrata nella prima visione, ma fanno parte appunto di una struttura tipica del cinema industriale americano. E per quanto molti, insomma, sono dei veri e propri fanatici nel sostenere che sia cinema di Nolan, un cinema d'autore, io ho parecchi dubbi e perplessità a proposito, non dubbi e perplessità, proprio certezze. Comunque, ognuno può pensare quello che vuole. Ma tornando all'aspetto figurativo del film, il film è girato in maniera didascalica, quindi le inquadrature servono semplicemente a raccontare una storia che
che poi ripeto fa fatica a stare insieme, tenuta insieme da questa specie di sottotraccia, concerto, di forzature sonore, visive, fotografiche, eccetera, ma in realtà facendo quello che fa il grande cinema d'autore, cioè sottrarre, togliere, levare, quindi azzerare tutto il più possibile fino quasi al film muto, che è l'origine del cinema e forse la sua forma più pura, quindi il cinema come arte figurativa che non ha bisogno di orpelli né sonori né visivi, allora il film farebbe molta molta fatica a stare insieme. Quindi non ci sono immagini pittoriche, non ci sono momenti in cui l'immagine, come dire, rallenta e quindi abbiamo la possibilità di fluire dentro l'immagine, di meditare dentro l'immagine, come avviene appunto nel cinema d'autore che più amo, in cui i piani sequenza ci danno modo di contemplare le immagini, perché per come la penso io il cinema appunto è un'arte figurativa, sorella stretta della pittura. E qui invece siamo di fronte al cinema classico industriale americano che ci racconta una storia. E nello stile di Nolan, lui utilizza delle inquadrature molto banali, insomma, che possiamo vedere anche nelle fiction televisive, sono più o meno lo stesso tipo di inquadrature, ben curate, ben fatte, ben confezionate, con una bella fotografia. Gli attori sono strepitosi. Ma non c'è mai quel guizzo di vitalità neanche nei dialoghi degli attori, sono comunque recitati in maniera fantastica. Insomma, gli attori, come nella maggior parte della tradizione del grande cinema americano, degli studios, sono perfetti. Ma nei loro dialoghi manca quella vitalità, quella verità, quella scintilla che fa accendere nel pubblico un interesse in più, diciamo così. L'aspetto figurativo è quello di una ottima confezione, una bella fotografia, ma niente di più che mettere insieme delle inquadrature per raccontare la storia, quindi non è assolutamente un film che ha un qualche valore figurativo. E venendo al pezzo forte del regista Christopher Nolan, il montaggio. Allora, lui ha sempre utilizzato la tecnica del montaggio parallelo in maniera abbastanza innovativa, anche se il montaggio parallelo risale agli anni 20 e sono stati fatti tutti i tipi di sperimentazione possibili col montaggio parallelo, alcuni molto più arditi, molto più avanguardistici del cinema di Nolan, ma passati sotto silenzio perché appunto non facevano parte della grande distribuzione degli studios. Quindi insomma il pubblico dice: no, questo non lo conosco, non mi interessa, perché non gli è arrivata la pubblicità, diciamo. Ma il montaggio parallelo ha una tradizione veramente enorme che attraversa tutta la storia del cinema. Comunque Nolan l'ha utilizzato in questi film iperspettacolari in maniera innovativa, cosa a cui i film degli studios ci avevano abituato poco, diciamo, avevano sperimentato quasi nulla. Quindi già una sperimentazione di questo tipo di montaggio parallelo già è una grande cosa per il pubblico di massa, e quindi ci ha abituato a questo montaggio parallelo che in alcuni film, devo dire, aveva un certo impatto. Per esempio, in Interstellar, utilizzare il montaggio parallelo per raccontare diverse epoche, distanti decine di anni, e quindi riflettere sul tempo, sulla caducità della vita umana, aveva un certo impatto. Qui il montaggio parallelo invece viene usato in diverse attività processuali, appunto quella fatta nel tribunale ufficiale, quella a porte chiuse della commissione che deve giudicare Oppenheimer, quella dell'esperimento che intanto si svolge per
prima dell'invenzione della tutto il percorso prima dell'invenzione della bomba H. E quindi abbiamo tre livelli, più o meno 3-4 livelli di montaggio parallelo in cui siamo bombardati da dialoghi nello stile del film processuale. Ed è una cosa che veramente a tre quarti del film, diciamo, quando si presupponeva che dopo questa bella scena, bella sequenza dell'esperimento della bomba, anche inquietante perché alcuni pensano che potrebbe innescare una reazione da distruggere il pianeta, e comunque c'è quella tensione, quell'adrenalina di stare inventando qualcosa che cambierà per sempre la storia dell'umanità, che farà centinaia di migliaia di morti. Il film in realtà continua, siamo già un'ora e mezza, due, continua per un'altra ora, ora e mezza, con questo fiume processuale in montaggio parallelo. E lì veramente naufraga totalmente, c'è veramente la voglia di alzarsi e di andarsene perché diventa molto pesante. E Nolan va a scavare, Nolan o chi per lui, insomma, ha deciso di fare il film in questa maniera, indagando certe tematiche anziché altre, per quanto firmi lui la sceneggiatura. A quel punto a noi ci viene da dire: ma a me cosa mi interessa di sapere tutte queste beghe del governo americano, di quanto quest'uomo sia stato tradito, denigrato, celebrato, di quanto complottismo c'era dentro i servitori dello Stato americano. Questo concetto che viene ribadito fino allo spasimo, un po' come nei film di Clint Eastwood, quindi questa abnegazione nei confronti dello Stato che ci porta a diventare degli eroi oppure dei traditori, dove l'individuo sembra praticamente un burattino che nasce, cresce e muore per servire lo Stato, che è un'entità praticamente satanista, che ha come obiettivo quello di sterminare la popolazione mondiale, prima i suoi nemici e forse anche la popolazione mondiale. A quel punto uno si incomincia a sentire anche un po' offeso, cioè lo spettatore di fronte a una tragedia di queste proporzioni, come quella della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, veramente pretende qualcosa di più, che parli dell'aspetto umano, dell'aspetto tragico di questo enorme conflitto, di quest'uomo che ha inventato veramente un qualcosa che ha delle proporzioni gigantesche, bibliche, e quindi ci si aspetta una riflessione sugli aspetti più controversi, più profondi della natura umana. Come avveniva in un film che mi viene adesso in mente, Hiroshima Mon Amour, capolavoro di Alain Resnais, in cui pur con una leggerezza mille volte superiore a quella del film di Nolan, che invece è un film appunto pesante, soprattutto dal punto di vista sonoro, visivo, ma soprattutto sonoro, come tutti gli altri film del regista. In quel film invece il regista francese negli anni 60, con questa straordinaria leggerezza di una storia d'amore, andava a scavare con delle riflessioni enormi, cioè ci faceva veramente stare davanti allo schermo e farci delle domande importanti.